Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla politica regionale, i capogruppo di centrodestra in consiglio plaudono alle decisioni prese dalla giunta regionale rispetto al Cura Abruzzo, con oltre 100 milioni di euro stanziati anche a fondo perduto per cercare di sostenere l'economia regionale. Allora, vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Febbo, oggi in conferenza stampa i capigruppo della maggioranza hanno tenuto a ribadire quello che è stato fatto anche nella giornata di ieri in consiglio, ma anche negli ultimi mesi, Cura Abruzzo 1, Cura Abruzzo 2, tanti soldi per i cittadini abruzzesi nel momento della pandemia. Sì, risposte per quel che possiamo dare per una regione che chiaramente, a differenza del governo nazionale, non può agire in deficit, mentre il governo può agire. Abbiamo messo in campo tutto perché abbiamo rinegoziato tutto ciò che era da rinegoziare, fondi nazionali, fondi europei, Masterplan, quindi abbiamo rinegoziato tutto, così come peraltro il governo ci aveva chiesto. Insomma, abbiamo fatto Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, diciamo, immesso nell'economia regionale qualcosa come 100 milioni di euro, ma ne arriveranno tanti altri per un sistema economico che ha necessità di mantenersi, e soprattutto dobbiamo cercare di mantenerlo intatto, perché dobbiamo pensare che dopo la peste c'è il risorgimento, come scriveva Dante, e quindi dobbiamo pensare anche al futuro. Lei in conferenza stampa Testa ha sottolineato che in questo momento non dovrebbero esserci polemiche. Ma io non appartengo a quelli che vanno dietro le polemiche, io voglio vedere lavorare ogni giorno per il futuro dell'Abruzzo. Ieri è stata una giornata realizzativa importante, abbiamo destinato ulteriori milioni per le imprese, per il mondo del sociale, per il mondo delle infrastrutture, pensiamo agli 800 mila euro per l'aeroporto d'Abruzzo, pensiamo ai 190 mila euro per i centri diurni di Teramo e L'Aquila, pensiamo ai 6 milioni di euro per le imprese, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per le domande a fondo perduto, pensiamo ai 700 mila euro stanziati per la categoria dei fotografi, una categoria che è stata abbandonata totalmente dal governo nazionale. Sant'Angelo, voi oggi in conferenza stampa avete ribadito la bontà del lavoro portato avanti dalla maggioranza, della giunta regionale, anche per quanto riguarda l'operazione Napoli Calcio quest'estate a Castel di Sangro. Beh, allora, il Napoli Calcio rientra in un'operazione di marketing e di valorizzazione del territorio. Considerare il territorio dell'Alto Sangro è un territorio che vive prettamente d'inverno, abbiamo fatto un'inversione di turismo, che c'è stato anche un forte turismo per la stagionalità estiva. Diciamo, è un'azione di marketing. Il Napoli, su tutte le testate giornalistiche sportive, risulta essere la quinta squadra italiana con milioni di tifosi, quindi dare questo contributo, questa pubblicità attraverso il Napoli Calcio, secondo me è un investimento che ci proietta per il futuro, non per l'oggi, per una dimensione di internalizzazione della nostra regione. Quindi, se da un lato con il fondo perduto, che abbiamo anche lì implementato fino a 50 milioni di euro, e daremo ristoro a 34.000 aziende abruzzesi, da un lato sosteniamo del reddito, dall'altro stiamo programmando anche lo sviluppo per rispondere in prospettiva futura a questa crisi economica. Diverso il giudizio dell'opposizione del centrosinistra rispetto alle due leggi Cura Abruzzo, la regione è in forte ritardo sugli adempimenti, dicono i consiglieri regionali d'opposizione, che esprimono preoccupazione invitando l'esecutivo ad agire in fretta. Sentiamo. Sono passati 8 mesi dalla prima emergenza sanitaria con l'erogazione di briciole rispetto al fabbisogno reale, stanziati 22 milioni sul totale di 147 milioni previsti dal Cura Abruzzo 1 e 2. È forte la denuncia dei consiglieri regionali del centro-sinistra sul lavoro portato avanti dalla Giunta dall'inizio della pandemia. L'ultima delibera di rimodulazione di questi fondi è addirittura del 27 di ottobre. Serve adesso la delibera di Giunta, poi l'inizio dell'avviso pubblico, poi la scadenza dell'avviso, poi l'istruttoria e poi l'erogazione. Insomma, sono conti abbastanza matematici ed oggettivi. Assieme a questo ci sono tantissimi enti che sono in attesa. Voi vi ricordate la polemica dei comuni abruzzesi, soprattutto quelli di centrodestra, contro il Ministero e il Governo che non avevano stanziato fondi per i comuni della zona rossa del nostro Abruzzo? Bene, lavoro dei parlamentari abruzzesi, quei fondi sono arrivati, sono previsti 426 mila euro per esempio per il comune di Penne,
e i fondi invece che sono stanziati per le zone rosse nelle nostre leggi regionali? Assolutamente no. Dei 200.000 euro si è persa traccia, del 1.260.000 euro che come centrosinistra abbiamo fortemente voluto per le micro e medie imprese delle zone rosse, assolutamente si è persa traccia. Si è persa traccia dei contributi per gli asili. Un ritardo definito inaccettabile dai consiglieri di centro-sinistra e che ricade sulle spalle degli abruzzesi e delle aziende della nostra regione. Ci sono ritardi dovuti alla burocrazia ma anche all'incapacità di questo governo regionale di trasformare le promesse in fatti, tant'è solo il 15% di risorse che loro hanno impegnato con le due leggi Cura Abruzzo 1 e 2 sono arrivate nei conti correnti delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Tanti stanno attendendo ma sono passati purtroppo mesi, loro per mesi hanno lavorato solo per il Napoli Calcio, per le guerre interne alla maggioranza, il rimpasto di Giunta, la cacciata di due assessori, l'aumento degli stipendi dei dirigenti regionali e dei manager delle ASL, mentre ci sono famiglie, imprese, lavoratori in difficoltà che attendono risposte puntuali da parte di questa Giunta che purtroppo è lenta e inefficiente. Cambiamo argomento ora. È stato pubblicato uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio riguardo la presenza del virus sugli autobus, sui mezzi pubblici. Secondo i risultati, le misure anticontagio sarebbero efficaci. Sentiamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Le misure anticontagio sui mezzi pubblici funzionano, a dirlo è lo studio di un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara. Durante 10 giorni di monitoraggio sugli autobus della panoramica di Chieti non è stata riscontrata alcuna traccia di Covid. I campioni dell'aria e delle superfici a bordo dei mezzi sono stati analizzati dal laboratorio universitario di genetica molecolare, utilizzando le stesse tecniche con cui vengono valutati i tamponi e non hanno dato riscontro della presenza del virus. Lo studio si è svolto dal 12 al 22 maggio, quando l'Abruzzo era la quinta regione italiana per tasso di mortalità da Covid, con una percentuale che si attestava intorno al 12%. Durante le osservazioni però non è stato possibile testare tutti i circa 1100 passeggeri saliti a bordo, quindi i ricercatori non sanno dire quanti positivi abbiano effettivamente usufruito dei mezzi pubblici. Secondo un recente studio basato sui numeri di Cina, Italia, Stati Uniti e Grecia, la percentuale degli asintomatici tra i positivi si attesterebbe tra il 40 e il 45%, considerando allora un 30% di asintomatici tra i 123 passeggeri che in media hanno viaggiato su ogni autobus, lo studio stima che siano saliti a bordo 37 positivi. Ciò però non è bastato a far rilevare il Covid, né nei campioni dell'aria né sulle superfici più frequentemente toccate dai passeggeri. Questi risultati, commenta Piero Di Carlo, il professore a capo dello studio, suggeriscono che la riduzione del numero dei passeggeri, l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani e l'arieggiamento sono misure efficaci per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 nel trasporto pubblico. E con l'ordinanza regionale 98 firmata ieri pomeriggio, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha dimezzato il numero dei passeggeri sugli autobus, potrà salire a bordo il 50% della capienza indicata sulla carta di circolazione e stabilisce inoltre interventi straordinari di sanificazione dei mezzi. L'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, medico pneumologo, invoca l'utilizzo di colleghi specializzandi per uno screening a tappeto con test rapidi anti-Covid su tutta la popolazione perché dice le misure di restrizione sono momentanee, poi se non si fa nulla la curva è destinata a risalire. Vediamo il servizio. Aumentano i contagi in Abruzzo e in particolare nella provincia dell'Aquila. Secondo l'ex sindaco del capoluogo abruzzese Massimo Cialente, medico specialista in pneumologia e medicina del lavoro, il contrasto al Covid sul territorio si può fare in due modi. Uno, le USCA. Noi abbiamo avuto le USCA, quattro medici qua sull'Aquilano, quattro medici o tre sulla Marsica. Quelli della Marsica lavorano molto, sono bravi, ma non fai in tempo ad andare alle case perché devi fare il tampone e in più devi visitare, ogni visita vuol dire mettere lo scafandro, eccetera, quindi è complicato. Allora tu se vuoi fare pressing a questo avversario devi avere tante USCA, si tratta di pagare, ma che stai a pensare adesso a pareggiare il bilancio dell'ASL? Poi la cosa più importante è il tracciamento, perché
perché è saltato il meccanismo? Primo, ti faccio il tampone in ritardo rispetto alla comparsa dei sintomi perché l'USCA va in ritardo. Secondo, se faccio il tampone, l'ASL manda a Pescara, il 2 novembre sono arrivati i tamponi del 23 di ottobre. Quindi io, che sto a casa dal 23 di ottobre con la mia famiglia a quel punto non sa se può uscire. Sulla carta possono uscire. Avete capito com'è saltato il meccanismo? Il numero verde c'ha 3.000 numeri in coda. Epidemia che è scoppiata soprattutto i giorni delle famose due feste dell'Oktoberfest. Nella Marsica girava ed è poi entrato al Don Orione, che vuol dire tutto un mondo che gira intorno al Don Orione. E ci abbiamo gli ospedali che non sono pronti. Noi stiamo curando gente che sulle linee, rispetto alle linee guida dovrebbe essere ricoverata, che viene curata a casa sperando che vada bene, l'ospedale non ha più posto. La mia preoccupazione però adesso è questa, noi stiamo andando a una forma di lockdown, ammettiamo che adesso funzioni, ma poi ci sarà di nuovo un'ondata. Allora l'unico modo è quello di provare a fare, ad esempio obbligando i muni, io non ti faccio entrare, se tu non c'hai muni, tu dentro la discoteca non entri, al ristorante non entri. Adesso la mia paura, dicevo, è di fare uno stop and go. Mo facciamo il lockdown, perché a Milano di fatto è quasi un lockdown, no? Riscendono i contagi, riapri un pochettino, risalgono i contagi, richiudi. Allora si deve cominciare a fare il meccanismo del tracciamento. Abbiamo migliaia di giovani medici specializzandi o che non sono manco entrati alla specializzazione, li mettiamo, prendiamo un chiosco, via, lo svuotiamo, lo requisiamo, voglio dire, e ti metti a fare i test rapidi che sono meno sensibili, ma ti permettono di fare uno screening. C'erano anche due sedicenni nel quartetto pugliese fermato la scorsa notte dai carabinieri del nucleo operativo della sezione radiomobile, che hanno denunciato alla procura e anche a quella dei minori dell'Aquila per il reato di concorso in ricettazione. Quattro giovani di 30 e 18 anni e due di 16 anni, tutti residenti a Cerignola, che la scorsa notte alle ore 4:30 in via Sardegna sono stati controllati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, trovati in possesso di tre centraline per autovetture nastrate con dello scotch nero, quello comunemente usato dagli elettricisti, con seriale identificativo a braso, e poi all'interno delle autovetture c'erano anche attrezzi ed arnesi da scasso e nel portaoggetti, cacciaviti, forbici e guanti, dunque tutto il materiale occorrente per poter rubare le auto. Proseguiamo con il nostro giornale, andiamo all'aeroporto d'Abruzzo, un finanziamento regionale per far fronte alle perdite causate dal Covid, lo scalo abruzzese dunque ne beneficerà, però dice il presidente della SAGA Enrico Paolini, lo scalo ha retto meglio di altri aeroporti italiani. Sentiamo tutto nel servizio. 800.000 euro all'aeroporto d'Abruzzo, questi fondi stanziati dalla regione per favorire la ripresa dei traffici aerei. Il finanziamento sarà volto al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali dall'Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali. Entro il 15 novembre la SAGA, Società Abruzzese Gestione Aeroporto, pubblicherà un apposito bando di gara individuando le rotte, la frequenza dei voli, i volumi dei passeggeri attesi e i tempi di erogazione dei fondi. Con le limitazioni agli spostamenti causa pandemia, tutti gli aeroporti da nord a sud della penisola hanno subito un crollo del numero dei passeggeri. In quello abruzzese, se da gennaio ad ottobre 2019 erano transitate oltre 600.000 persone, quest'anno ne sono state solo 160.000, 440.000 in meno, per una vertiginosa perdita del 72%. Ma negli altri scali italiani, da quelli più grandi a quelli più piccoli, sottolinea il presidente della SAGA Enrico Paolini, la perdita è stata di circa l'80%. Se il trend verrà confermato, conclude Paolini, a fine anno arriveremo a perdite di poco più di 500.000 passeggeri. E la SAGA chiede ulteriori risorse per il rilancio dello scalo abruzzese, un vero e proprio recovery plan, un piano straordinario della durata di 2 anni che dovrebbe rappresentare la svolta del dopo pandemia. La proposta sarà inoltrata al socio della SAGA, ovvero la Regione Abruzzo.
Andiamo a Teramo adesso, dove il sindaco Gianguido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI, chiede a Regione Abruzzo un'ordinanza specifica per tamponi rapidi nelle scuole e per l'impiego dei laboratori privati. Intanto l'ASL teramana sta predisponendo un protocollo da sottoporre all'ufficio scolastico provinciale, che agirà in autonomia sulla didattica a distanza in caso di positività nelle classi. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, presidente del comitato ristretto dei sindaci, al termine della riunione dell'organismo si è fatto portavoce delle richieste avanzate dai primi cittadini in questo momento di estrema difficoltà. Per prima cosa è stata unanimemente ribadita la responsabilità che i sindaci devono assumere in maniera condivisa, al di là di schieramenti e posizioni, davanti a un aumento del contagio da coronavirus che il sistema sanitario sta affrontando con affanno. Sarà necessario gestire dunque la fase attuale con grande spirito di collaborazione e cooperazione, in sintonia con l'ASL teramana. Abbiamo poi condiviso la richiesta da me già avanzata alla Regione nella veste di presidente dell'ANCI, dichiara in una nota d'Alberto, di fare chiarezza sulla situazione dei tamponi effettuati nei laboratori privati. Dopo aver rappresentato lo stato delle cose, ho ottenuto piena condivisione sulla richiesta di convocazione urgente di un tavolo scolastico regionale. Questo perché tutti i sindaci hanno riconosciuto lo stato di difficoltà in cui versa soprattutto il sistema della scuola. Da qui la richiesta di tamponi rapidi per il personale scolastico e di messa a sistema dei laboratori privati. Per D'Alberto è indispensabile che la Regione emani un'apposita ordinanza. Inoltre è stata definita, insieme alla ASL di Teramo, che ha partecipato all'incontro con i sindaci, l'importanza di mettere le dirigenti scolastiche in condizioni di esercitare appieno le proprie funzioni e quindi di assumere in autonomia la decisione di attivare la didattica a distanza, qualora in una classe dovesse riscontrarsi un caso di positività. A questo scopo la stessa ASL predisporrà in tempi brevissimi un protocollo che sarà sottoposto all'ufficio scolastico provinciale. Vaccini introvabili, ritardi nella effettuazione dei tamponi, queste le denunce che arrivano dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ed ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, che ascoltiamo nell'intervista. Una gestione dell'emergenza Covid insufficiente e lacunosa. La denuncia del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che imputa alla Giunta regionale e all'assessorato alla sanità ritardi sia sul fronte dell'effettuazione di tamponi che sulla vaccinazione antinfluenzale. Dopo la conferenza stampa che noi abbiamo svolto a luglio, la legge fu approvata ad aprile e maggio, cura Abruzzo 1 e 2, queste erano i conti relativi alla conferenza stampa di 3 mesi fa, nulla è cambiato. Sono rimasti dei 147 milioni propagandati a più riprese da un anno, appena 22 milioni sono le risorse erogate e sono state impegnate 40 milioni di risorse a fronte di 65, di cui non vi è alcuna traccia neanche a livello degli impegni. E in tutto questo denunciamo peraltro il gravissimo ritardo con il quale questa regione e questo governo regionale stanno affrontando la dinamica della spesa dei fondi europei. Quest'altra immagine che sintetizza purtroppo i dati in nostro possesso è ricavabile dal Ministero, quindi dove ci sono le risultanze di tutte le regioni. Noi abbiamo impegnato sull'FSE e sul FES 30 milioni di 110 e 61 di 210. Siamo l'ultima o tra le ultime regioni d'Italia. Questo governo regionale è nel pallone, è impegnato da 8 mesi a portare avanti una legge debito fuori bilancio per il Napoli che vale 14 milioni di euro per i prossimi 11 anni e siamo ultimi su tutte le loro promesse che avevano portato avanti in questa annualità. Hanno persino azzerato le risorse del Masterplan, così come abbiamo denunciato, e dopo averci chiesto pazienza da aprile a maggio di far passare questi provvedimenti per l'emergenza, un anno non ne hanno impegnato e non hanno soprattutto erogato a cittadini, imprese e famiglie alcuna risorsa sostanziale.
Oggi c'è stato un altro caso per il quale di fronte a un pronto soccorso c'è stato un altro decesso. Siamo al terzo decesso in pochi giorni. Perché non c'è la governance? Perché quando arrivano bisogna prima fare i tamponi, attendere i risultati e la gente aspetta fuori. Così come tante altre famiglie non riescono a farsi i tamponi presso i drive-in, presso le strutture sanitarie. Una domanda, ma c'è qualche bambino anziano che riesce a farsi in Abruzzo il vaccino per l'influenza? No, questa è la grandissima purtroppo rilevanza del tema che stiamo toccando. Ci si viene a raccontare in ciascuna commissione, quella ovviamente sanità, che tutto è in ordine, che tutto è a posto, dopodiché Marsilio il 31 ottobre denuncia che l'Abruzzo è sotto controllo e il 1 novembre, smentendo se stesso, ci racconta che invece gli ospedali sono saturi. È davvero scandaloso quello che sta avvenendo. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B, mentre proseguono i rumors sulla trattativa per la cessione societaria, il Pescara è al primo bivio di questa stagione, domenica infatti riceverà la bestia nera Cittadella e per il tecnico biancazzurro Massimo Oddo c'è in ballo la permanenza o meno sulla panchina. Contro la squadra veneta urge invertire la rotta, sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Meno due giorni alla gara della verità. Pescara-Cittadella è un match spartiacque per il Delfino e in particolare per Massimo Oddo. La necessità è quella di invertire la rotta al più presto per lasciarsi alle spalle una delle più brutte partenze di campionato della storia del Pescara. Massimo Oddo è più che mai sotto i riflettori perché un'altra prova negativa ne comporterebbe l'esonero. Beppi Pillon è alla finestra in attesa di eventi e il tecnico di Preganzioli è il principale indiziato per un eventuale avvicendamento. Oddo e il Delfino si giocano tanto contro quella che è la bestia nera dei biancazzurri, che in generale non battono il Cittadella dal 2013 all'Adriatico, dal 2011 e che negli ultimi sei precedenti ha raccolto altrettante sconfitte. Eppure queste statistiche sono le cose che preoccupano di meno. Quel che è più da temere è che il Cittadella è una squadra forte che ha sì i suoi pilastri di lunga data, Iori è il principale riferimento, ma che ogni anno riesce a valorizzare in poco tempo nuove risorse quando altre vanno via. Venturato quest'anno ad esempio ha perso Dio, ma si sono già messi in evidenza giocatori arrivati dalla C come l'attaccante italo-nigeriano Ogunseye, compagno di squadra di Seter nell'Olbia, il centrocampista Pavan, ex Renate, il centravanti italo-cameronense Chajou della primavera del Milan. Inizio di campionato molto positivo nonostante la prima immeritata sconfitta di sabato scorso contro il Monza, 10 punti nelle prime 5 partite e un match da recuperare, quello con la Reggiana. Insomma, una squadra da parti alte della classifica, da valutare se ci saranno il tecnico Venturato e l'esterno Donnarumma, risultati positivi al Covid una settimana fa. I test rapidi dello scorso lunedì sono risultati negativi per tutto il gruppo e anche per loro ed ora si attendono responsi dai tamponi molecolari. In casa Pescara c'è attesa per capire quali saranno le mosse di Massimo Oddo dopo le esclusioni eccellenti di Lecce, ufficialmente motivate da problemi fisici e la necessità di riguadagnare la migliore condizione. Assente Drudi sembra da escludere il recupero di Bocic e Bocchetti e alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Omeonga. Da valutare Riccardi Asensio, lo spagnolo, se ci sarà, andrà al massimo in panchina, mentre saranno a disposizione gli esclusi Valdifiori e Galano. La nota sorpresa di Via del Mare è stata Dejan Vokic, il trequartista sloveno di proprietà del Benevento, e la tentazione per il tecnico pescarese che potrebbe buttarlo nella mischia dal primo minuto a supporto con Maestro dell'unica punta Seter, nel caso panchina per Galano. Per il resto l'impianto di gioco dovrebbe essere quello di Lecce, con Oddo chiamato a decidere se fa ricorso a qualche senatore in più, Scognamiglio, Memusciai, Busellato, Valdifiori, o se proseguire con la linea verde. Direzione di gara affidata ad Alberto Santoro della sezione di Messina, primo anno in B e senza precedenti con entrambe le squadre. A proposito di arbitri, nell'assemblea di ieri la Lega ha ufficialmente introdotto il VAR dalla prima giornata di ritorno di questo campionato. Ora inizieranno gli incontri con gli arbitri per la operatività, fa sapere la Lega. Soddisfatto di questa decisione il presidente Mauro Balata, che ha lavorato per l'accelerazione del processo. È una decisione epocale, dice Balata, che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Giornata di riposo, quella odierna per il Teramo, che domani riprenderà con una doppia seduta per iniziare a preparare il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo a Catanzaro. Gara inizialmente
programmata alle 20.30 ma che è stata anticipata alle 17.30. Il centrocampista Domenico Mungo torna sull'importante vittoria di Pagani e invita a non guardare i precedenti del Diavolo al Ceravolo nello scorso campionato. A Catanzaro il Teramo proverà a prolungare questo magic moment di inizio stagione. Sentiamo. Questa settimana un po' di meno delle altre partite, però ho perso un po' tanti palloni, poi abbiamo rivisto quella partita, ma l'avevo già rivista a casa e potevo fare molto di più in fase di possesso. E, vabbè, oltre al gol, secondo me la cosa principale è che in campi così difficili è portare la partita a casa e abbiamo lottato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta e secondo me è una gran vittoria perché era un campo molto difficile. Sicuramente venivamo da tre partite in una settimana e magari la condizione è venuta un po' a mancare anche nel secondo tempo, perché oltre che avevamo fatto tre partite, non so se si vedeva, ma il campo era molto pesante e il mister ci aveva chiesto anche una cosa diversa da fare in campo, da non attaccarli subito ma di aspettarli un po'. Noi non pensiamo all'anno scorso, dobbiamo pensare a quest'anno, a quello che stiamo facendo quest'anno e come lo stiamo facendo. Poi è una partita come tutte le altre, sono una grande squadra loro, il campo è difficile, però andremo lì a fare quello che stiamo facendo e continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Specialmente quando portiamo a casa una partita del genere, ci sono sempre quelle cose, ma siamo stati bravi ad andare subito negli spogliatoi. Mister Fabio ci hanno portato subito negli spogliatoi e non abbiamo fatto niente noi, non siamo andati negli spogliatoi senza di niente, ma non è successo nulla di che. E magari se la sono presi un po' con tutti noi, ma noi come tutte le squadre, penso quando una squadra vince debba esultare. Veramente quello che stiamo facendo è qualcosa di buono, di molto molto buono, e i tifosi è giusto che sognano e sogniamo pure noi. Poi l'ho detto pure due settimane fa, noi dobbiamo pensare solo di fare una partita alla volta come stiamo facendo e poi vedremo verso la fine dove siamo e a che punto siamo e tireremo le somme, ma adesso l'importante è pensare una partita alla volta e fare quello che stiamo facendo, che punteremo a portare tantissimi punti a casa. Adesso in questo momento fisicamente siamo meglio degli altri e sono contento perché mi trovo in due grandi squadre, sia Cosenza era uno squadrone, quest'anno siamo una buona, ottima squadra guidata da un grande allenatore. La Serie D ha deciso per lo stop al campionato, che riprenderà regolarmente il 29 di novembre. Le prossime domeniche dunque saranno sfruttate per recuperare le tante partite rinviate causa Covid. Dopodomani si giocherà Giulianova-Cinzia-Albalonga della sosta del campionato e della prova della sua squadra contro la Recanatese. Ha parlato ai nostri microfoni il presidente del Pineto, Silvio Brocco. Presidente, una buona prova da parte del Pineto, siete calati negli ultimi 10 minuti, come valutare questo 0-0? Sicuramente una prestazione migliore delle precedenti. Io avevo un po' timore del secondo tempo, però la squadra ha reagito bene, mi è piaciuta, anche se abbiamo incontrato una squadra molto molto forte, ben attrezzata in ogni reparto, però il Pineto ha giocato la sua partita bene, sono soddisfatto. Ecco, alla fine avete rischiato di perdere, ma c'era probabilmente quel calcio di rigore che vi fa recriminare su Di Giovacchino. Che devo dire, le partite di calcio vivono anche di episodi. Un grande applauso a Mercorelli, perché il ragazzo ha avuto un istinto reattivo stupendo, meraviglioso, una parata da grande, proprio da grande portiere. Sì, a detta di tutti c'è stato il fallo su Di Giovacchino, però l'arbitro era lì, ha deciso così. Sono decisioni arbitrali che non possiamo contestare. Ecco Presidente, ora si va incontro a questa sosta forzata. Come arriva il Pineto? È soddisfatto di questo inizio di stagione ed è giusto insomma fermarsi? Ma soddisfatti, saremmo stati più soddisfatti con qualche punto in più. Però la nostra squadra è stata quasi rinnovata per tanti elementi. Ci aspettiamo che alla ripresa questi ragazzi possano dare il meglio di loro stessi, come
penso e credo che possano fare. E questa sosta è giusta? Può avere delle conseguenze? Cosa pensa di questo stop che va profilandosi? È un momento di caos a livello nazionale, a livello di sanità. Abbiamo tanti contagi, seppur portatori sani la maggior parte, però il pericolo è verso le persone anziane, le persone che già hanno altre patologie, quindi dobbiamo fare un attimo di attenzione, fermarsi sicuramente è giusto, fa riflettere e soprattutto dobbiamo vedere l'andamento di questa seconda ondata. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.